Grazie dell'invito. Grazie dell'invito. Le mie storie con l'informatica risalgono a quando ero veramente piccolo, perché mio papà, ingegnere, laureato qui al Politecnico di Torino, e ha sempre spinto perché io provassi interesse nei confronti di questo mondo, quello dei computer. E mi ricordo quando veramente da bambino sono stato accompagnato da lui a visitare il centro meccanografico, si chiamava, dell'Università di Palermo, dove lavorava mio zio Vito Di Gesù, che era un astrofisico, e sono entrato in questo posto dove c'erano questi armadi con questi nastri che giravano a intervalli regolari, con delle personaggi con il camice bianco lì davanti, delle specie di lavatrici gigantesche, alte così, con delle cupole trasparenti, e quelli erano degli hard disk. Alcuni di questi hard disk avevano addirittura la capacità di 20 megabyte. Sembra assurdo, avevano delle capsule che si infilavano a pressione, e 20 megabyte. E ho un ricordo che sono alcune schede perforate che ho utilizzato come segnalibro. Stacco, arriviamo nell'82, quando la dimensione dell'informatica improvvisamente entra nella disponibilità di tutti noi, e mio padre mi regala un Commodore VIC-20, non il 64, il VIC-20. Aveva una memoria di 3,5 kilobyte, che significa più o meno 4 pagine della vostra rubrica di carta a casa, ma neanche una voce della vostra rubrica telefonica nel telefono che state tenendo in tasca in questo momento. Però quella cosa ha catalizzato, oltre che la mia attenzione, l'attenzione di un gruppo di miei amici, di un paio di miei amici, uno dei quali Andrea Rivetti, che purtroppo non è potuto venire qui, che anche lui si è laureato al Politecnico di Torino e adesso fa quello di mestiere. E ci siamo appassionati di quella cosa, il mondo del computer. C'erano i videogiochi che ci affascinavano. Io all'epoca la musica la consideravo veramente poco. Nell'82 avevo iniziato a incuriosirmi al mondo della musica, di questa cosa qui, del rap, dell'hip hop, però abitavo a Caserta all'epoca, non avevo contatti, non sapevo, pensavo di essere l'unico al mondo quasi a cercare quel genere. Alla sera mi sintonizzavo sulla radio della base militare americana di Napoli, perché trasmetteva la musica che in quel momento andava negli Stati Uniti, e quindi ho iniziato a sentire Grandmaster Flash and the Furious Five, ho iniziato a sentire Africa Bambata, i primi Run DMC, però non sapevo che facesse parte di una cultura così ampia, così vasta, che coinvolgeva anche la break dance, che coinvolgeva il writing, quella cosa fatta con le bombolette sopra i vagoni della metropolitana. All'epoca hip hop era un orologio di gomma profumato, quello dei paninari. E vai a pensare che una cosa così figa si poteva chiamare come quell'orologio di merda. Intendo. È strano pensarlo. Però fatto sta che è andata così. L'anno dopo Andrea si compra un Commodore 64. 64 kilobyte, ragazzi, oltre 20 volte la capacità del mio piccolo VIC-20. Allora mi sono messo a lavorare quell'estate, avevo 13 anni, in un negozio di giocattoli, Moon Giocattoli di Caserta, e lavoravo in vetrina e facevo il dimostratore di videogames. Ci ho lavorato per un mese e ho guadagnato qualche soldino. L'ultimo giorno di lavoro è arrivato un papà che voleva comprare a suo figlio il ColecoVision. Il ColecoVision, ragazzi, era la console più figa che ci fosse. Aveva una grafica pazzesca. Non era molto diffusa, però i giochi secondo me erano proprio i migliori. Provate, scaricatevi un emulatore che può stare dentro al vostro Nokia, da quanto è piccola la dimensione. Però insomma, dei giochi straordinari. E io l'ho guardato e ho detto, aspetta, forse... tu hai bisogno di qualcosa di più, hai bisogno di uno scatto. Tu ti meriti un home computer. Gli ho fatto un pippone incredibile e l'ho convinto a comprarsi il mio VIC-20.
L'ho invitati a casa mia. Mia madre ha visto entrare un ragazzino di 13 anni con un signore e con il suo figlio di 8 dentro casa e li ho portati in studio e gliel'ho fatto vedere. E gli ho venduto il mio Vic 20, e con i soldi che ho guadagnato dalla vendita di quel Vic 20 mi sono comprato, usato pochissimo, un Commodore 64 con il floppy driver. Business, ragazzi. E con quel Commodore 64, il mio, con quello di Andrea, con quello di Carlo De Francisci insieme, abbiamo creato una specie di squadra, un team. Andrea era sicuramente più versato di me nel mondo dell'elettronica, aveva costruito, autocostruito una penna ottica. La penna ottica di fatto è come una penna che ha un sensore che si attacca al computer e che ti permette di individuare le coordinate sullo schermo, quindi ci puoi disegnare sullo schermo, che è una cosa straordinaria. E noi non l'abbiamo usato per quello, noi l'abbiamo usato in abbinamento a un programma di sintesi vocale che si chiamava Sam Reciter, e che io sapevo usare abbastanza bene, già mi divertivo con le parole. E praticamente tu scrivevi una frase e lui, con una voce comprensibile, assolutamente disumana, ma comprensibile, rispondeva: ciao, come stai? Tutto bene? E abbiamo fatto un programma dove la prima schermata c'erano delle frasi di introduzione, la seconda schermata erano convenevoli, la terza e la quarta erano insulti pesantissimi, ci facevamo gli scherzi telefonici. Noi telefonavamo a casa della gente e senza dover digitare niente, con la penna sceglievamo e questo era l'uso che facevamo dell'informatica. E a un certo punto abbiamo iniziato a utilizzare i disassembler, cioè abbiamo iniziato a guardare dentro ai programmi come sono fatti, cos'è il linguaggio macchina, come sono stati programmati questi giochi e queste capacità come le abbiamo messe a frutto. Un amico ci ha messo in contatto con un signore di Napoli. Apro una parentesi. I giochi per il Commodore 64 erano diffusi su audiocassetta, su delle cassette normali, quelle che si utilizzavano per la musica. E le audiocassette avevano all'interno dei suoni che sembravano lo stesso principio del fax, no? Quando ascoltate un fax, è la stessa roba, sono dati audio, messi in forma audio. Quei dati in forma audio venivano registrati sulle audiocassette e potevi caricare i programmi, li mettevi dentro, scrivevi load, lui partiva e dopo 20 minuti, mezz'ora, 45 minuti, i programmi più complicati. Vedo qualcuno che ride perché si ricorda cosa significa aspettare un'ora e un quarto e poi scoprire che non aveva caricato bene. Fottiti. E questa cosa ha rappresentato un grande impulso per la diffusione dei programmi, dei computer, perché era facile, perché per duplicare un programma avevi una doppia piastra, come quelle che utilizzavi per duplicare le audiocassette, e copiavi il programma e lo distribuivi, lo davi ai tuoi amici. E avevano iniziato in Italia a divulgarsi delle riviste su cassetta che si trovavano in edicola. E uno andava in edicola e comperava una cassetta con sopra 4 o 5 giochi. Questi 4 o 5 giochi non è che erano stati, diciamo, programmati da qualcuno per essere messi su una cassetta che finiva in edicola. Erano dei giochi a cui venivano modificate le scritte del titolo all'interno del programma, e quindi quello che era Pac-Man diventava Puckman, quello che era Summer Games diventava Olimpiadi, e veniva divulgato. E un amico ci ha messo in contatto con questo signore di Napoli, che siamo andati a trovare in un posto in cui bisognava scendere una rampa di scale, poi girare e scendere un'altra rampa di scale, ed era buio, non c'erano finestre, ed era un locale grande 3 volte questa stanza, pieno di scaffali, e su questi scaffali c'erano registratori, solo doppie piastre di registratori,
era un posto che c'aveva camorra scritto enorme su tutte le pareti. E lì facevano le cassette pirata. Le cassette pirata. Quella roba lì. La pirateria, quella vera, quella con la benda sull'occhio. E siccome noi sapevamo come si cambiavano le scritte dentro i programmi, abbiamo fatto i pirati per davvero. Senza l'uncino, senza la gamba di legno. Con la tranquillità di risultare comunque impuniti, perché in quel momento in Italia bisognava prima spiegare alla finanza quale fosse il problema e poi eventualmente essere perseguiti. Perché non c'era ancora una forte percezione del concetto di pirateria. Stacco. Nel 1986 tutta questa cosa per me finisce. Perché insieme alla mia famiglia ci trasferiamo da Caserta a Città di Castello, in Umbria, dove diciamo la penetrazione della camorra era ancora non così forte, e quindi non avevo più quell'introito, diciamo, regolare, mensile. Mi sono dovuto organizzare. Soprattutto non avevo quegli amici con cui partecipare attivamente. Di nuovo non avevo nessuno. Mi sono trovato da solo. Allora, per un periodo ho scritto delle recensioni. Ho scritto un annuncio sulla rivista Il Paninaro. È vero, giuro, faccio outing. E per avere delle lettere da parte di paninari, per capire questi come cazzo parlassero. E ho avuto la conferma, parlano tutti nella stessa maniera. Iniziavano nella stessa maniera, finivano nella stessa maniera, storpiavano le parole tutte in quel modo. Ho imparato la lingua. E una volta che mi sono impossessato della lingua, mi sono proposto come autore di recensioni di videogiochi per la rivista Wild Boys, un'altra rivista di paninari, rivale del Paninaro. Così facendo, sono entrato in contatto con la Mastertronic, che era l'unica ditta italiana che importava i giochi originali. Io ricevevo a casa mia i giochi originali, li copiavo, scrivevo una recensione in un dialetto vergognoso, vendevo la recensione, vendevo il gioco pirata, vendevo il gioco originale a un negozio di Città di Castello. Business! Fucking business, ragazzi! Ma non mi bastava. Mi sentivo solo. E quando uno si sente solo, e sei un appassionato di computer, ti fai l'Amiga. Un'Amiga 2000, bellissimo, bellissimo. E in questa città, dove non avevo molti contatti, grazie all'Amiga ho iniziato ad averne. E arrivato lì, io non avevo nulla se non dentro al cuore la voglia di conoscere persone con le quali poter instaurare delle relazioni come avevo a Caserta. Avevo la passione per i giochi, il computer, la pirateria e il business, per l'appunto, il business illegale possibilmente, e questa nuova cosa che raccoglievo, questa cosa qui dell'hip hop. Con un amico che ho conosciuto lì a Città di Castello, Lorenzo Mercati, abbiamo iniziato a fare delle cassette, ma non cassette pirata, cassette audio. Avevamo un giradischi e una cassetta, e un mangiacassette. Praticamente per poter fare quello che facevano i DJ utilizzando due copie dello stesso disco, usando due giradischi, noi registravamo un pezzettino, fermavamo, tiravamo fuori, con la matita si tornava indietro di un quarto di giro, si rimetteva dentro in pausa, si ritornava indietro con il disco e si ripartiva, e si registrava una sequenza di pezzettini di batteria uno dietro l'altro, in maniera da avere una cosa che fosse in qualche maniera fluida, che fosse bella, piacevole. Però ragazzi, che porcate che uscivano, erano imbarazzanti.
tra le persone che ho conosciuto, ne ho conosciuto una meravigliosa, che purtroppo non c'è più. E il suo nome è Pietro Bini, era il farmacista di Città di Castello. Una persona di una generosità meravigliosa, uno che era capace di appassionarsi alle cose e diventare il master di quella cosa nel giro di manco una settimana. E lui aveva l'Amiga. Che culo, ragazzi. Che culo essere amici di Pietro Bini, è una cosa che auguro ai migliori. E una volta, mentre ero a casa sua, gli spiegavo quello che facevo con Lorenzo e dicevo: ehi, ma sai che faccio questa cosa con un mio amico? Certo che se avessimo un campionatore, perché con il campionatore è facile. Con il campionatore tu fai una specie di fotografia di un pezzettino di audio, di un giro di tun tun cia cic cic tun cia cic. E poi lo riproponi, lo riproduci, in loop, avanti, avanti, avanti. Ma i campionatori costavano. Lui mi ha guardato, ha detto, aspetta un attimo. È andato di là, è tornato, è arrivato con una scatoletta nera, con un knob di volume sopra, un ingresso e una presa perfetta per essere attaccata dietro un'Amiga. Dico, guarda, questo credo che sia un campionatore. L'ho comprato, ma non me ne faccio niente, non so neanche come si usi, sinceramente. Magari tu ne puoi fare qualcosa di meglio. E me l'ha regalato. Quello era un campionatore monofonico 8-bit, ovvero la cosa più piccola, più striminzita che si potesse trovare all'epoca, ma era un cazzo di campionatore. Il primo campionatore della mia vita. E io, usando quel campionatore, sono tornato a casa e ho iniziato a provare come farlo funzionare. E ho scoperto che era possibile campionare singoli colpi della batteria e, utilizzando dei programmi, metterli in sequenza. E pian piano ho realizzato la mia prima base, che non è quella che state sentendo in questo momento, perché questa è la bella copia. E quando nel 1991 ho scoperto di non essere da solo, ma c'era un intero mondo di artisti che qui a Torino, a Milano, a Roma, alla Spezia, facevano l'hip hop, lo realizzavano, io sono tornato a casa e nella stessa notte ho scritto questa canzone. Padre contro figlio, fratello su fratello, partoriti in un avello come carne da macello. Uomini con anime sottili come lamine, taglienti come il crimine, rabbioso oltre ogni limite, eroi senza una terra che combattono una guerra tra la mafia e la camorra, Sodoma e Gomorra, Napoli e Palermo, succursali dell'inferno, divorate dall'interno, in eterno, da un tessuto tumorale di natura criminale, mentre il mondo sta a guardare muto senza intervenire, basta alla guerra tra famiglie, fomentata dalle voglie di una moglie con le doglie che oggi dà la vita ai figli e domani gliela toglie, rami spogli dalle foglie che lei taglia come paglia e nessuno se la piglia. È la vigilia ad una rivoluzione, alla voce del padrino, ma Don Vito Corleone oggi è molto più vicino e sta seduto in Parlamento. È il momento di sferrare un'offensiva terminale, decisiva, radicale e distruttiva, oggi uniti più di prima alle cosche fosche, attitudini losche mantenute dalle tasse, alimentate dalle tasche. Basta una busta nella tasca, giusto, in quest'Italia così laida. You gotta fight the faida. 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 Sud, non ti fare castrare dal potere criminale che ti vuole fermare. Guastagli la festa, abbassagli la cresta, guarda la sua testa rotolare nella cesta. Libera la mente dal mio assurdo pregiudizio, è l'inizio della fine del supplizio che da secoli ci domina, ci coglie e ci rivomita. Potere di quei demoni che noi chiamiamo uomini, che uccidono altri uomini, sfruttano voi giovani, tagliano le ali agli angeli più deboli. Potere che soggioga, potere della droga, potere d'uno stato che di tutto se ne frega. Strage di Bologna, Ustica, Gladio, cumuli di scheletri ammassati in un armadio. Odio il tuo seme germoglia nella terra fecondato dal sangue della guerra e la camorra. Indomita, ricca e strapotente, continua ad uccidere la gente. Tombe, cartombe, esplosioni di bombe, raffiche di mitra, facidia di bande. Cosenza, potenza, carne morta in partenza, consacrata alla violenza senza opporre resistenza. Al
pista lento, un solo movimento, pugni sul sistema, pretendiamo un cambiamento, ridateci la terra, basta con la guerra, dalla strada all'intifada, you gotta fight the faida, 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 you gotta fight the faida. GG, sette femmine udari, udari che poco poco, sette femmine upa coco e duci luci, sette femmine la nuci e la nuce dura dura, sette femmine e la mula vili reti, sette femmine un serpente avvelenato, sette femmine un granato a coccia coccia, sette femmine la boccia sci di gusa, sette femmine la busa, abusa è fina fina, sette femmine l'ancina, ancina e calacqua, sette femmine la vacca vili coina, sette femmine la ruona e la ruona scini scale, sette femmine urinale, urinale, tonno tonno, sette femmine l'umuno, comune cc. G7 femminutari, you gotta fight the fighter, 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 you gotta fight the fighter. Fight. Grazie.